La situazione delle scuole dell'edilizia scolastica è ancora all'anno zero all'Aquila. Quello che il Comune ha, secondo l'opposizione riunita in conferenza stampa, non è un piano ed emerge anche alla luce della recente commissione sul tema. Presenti i consiglieri Pezzopane, Verini, Scimi e Giannangeli. Solo due scuole ricostruite, nessuna scuola che tornerà in centro a parte la Giovanni XXIII. I ritardi accumulati dal Comune sono troppi, considerando che ci sono deroghe e semplificazioni, dicono. Le scuole, insomma, saranno sparpagliate in modo disordinato. È stata chiesta ora la riunione congiunta delle commissioni, perché il tema non è solo di edilizia scolastica, ma molto più ampio. Oltre a questo, si chiede un consiglio comunale straordinario, un cronoprogramma, notizie certe su tempi e luoghi. Il problema del centro storico per le opposizioni è grande, perché l'Aquila è l'unica città che non avrà scuole in centro. Non è accettabile, si parla di sicurezza, ma allora si chiedono che significa che il centro non è sicuro? E poi si è parlato anche dell'asilo 1° maggio, dove morì il piccolo Tommaso, che sarà nelle intenzioni abbattuto e ricostruito. Se non era sicuro, perché si svolgevano allora attività lì? Si chiede ancora Simona Giannangeli. Il comune è in un ritardo drammatico. Se pensiamo che nel 2017 il sindaco Biondi in campagna elettorale accusava Cialente di ritardo e prometteva in 100 giorni di fare il miracolo, oggi constatiamo che non solo non ha fatto nessun miracolo, ma pur avendo soldi e deroghe che la precedente amministrazione non aveva, siamo comunque all'anno zero. Una sola scuola ricostruita. Ed era quella che aveva messo in campo l'amministrazione precedente. Chiamiamo tutti in commissione, seconda e terza congiunta, e ci si presenta un piano che non è un piano, un programma che non è un programma. In centro storico non ci saranno scuole, e non si vuole dialogare con le istituzioni scolastiche per fare un'operazione anche di rinnovamento che metta insieme servizi e parte edilizia. Quindi rilanciamo. Continueremo a chiedere altre commissioni e il Consiglio Comunale straordinario perché la scuola è una priorità e bambini che da anni ancora vanno nei MUSP non sono più, non è più tollerabile avendo soldi e deroghe.